Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, siamo alle prese con la Opel Corsa 1200, la stessa che avete visto anche nel video sulla lampadina. E nulla, mi sono ritrovato a cambiare l'olio a questa macchina e in poche parole questa macchina, montando un filtro a immersione, ho pensato di mostrarvi come si cambia. L'alloggiamento ha questo classico tappo con sopra l'innesto esagonale. C'è bisogno di una chiave del 24, ovviamente di una bussola del 24. Spesso e volentieri è utile uno snodo cardanico, come in questo caso. Come avete visto, si trova sulla destra del motore, guardandolo diciamo dal davanti. Ovviamente l'alloggiamento in altri casi si potrebbe trovare altrove, quindi potrebbe essere accessibile da sotto, per esempio, destra, sinistra. Sta di fatto che appunto bisogna andare a innestare la bussola, quindi su quell'innesto, e cominciare semplicemente a svitare, ok? Mettiamo poi anche uno straccio sotto l'alloggiamento, comunque di fianco, perché inevitabilmente dall'alloggiamento poi verrà fuori un po' d'olio. Mi concentro appunto sul filtro olio motore, anche perché per il resto è un classico cambio olio, non ci sono molte differenze poi dagli altri video che abbiamo fatto. Ecco qui, come vedete, ho finito di svitare il tappo. Ed ecco che viene giù un bel rigolo di olio motore esausto, nerissimo, anche perché erano un bel po' di anni che non veniva cambiato. Ed ecco qui che viene via il tappo, solo il tappo però. Di norma viene via anche il filtro, la cartuccia, insomma, attaccata al tappo. E qui, come vedete, invece il filtro vero e proprio, quindi la cartuccia è rimasta all'interno della sede. E la vado quindi a svitare a mano direttamente. Comunque sappiate che il più delle volte la cartuccia, insomma, se ne viene via insieme al tappo. Eccolo qua, finito di svitare, ecco che il filtro appunto se ne viene, quindi basta tirarlo via. Teniamo sempre a portata di mano della carta o degli stracci. Come vedete sembra strizzato addirittura. E nulla, lo mettiamo via. Qui vedete l'alloggiamento, all'interno del quale si trova tutto il sistema attraverso il quale viene pompato l'olio dentro il filtro, con la sua bella valvola di non ritorno, la valvola del bypass e quant'altro. Ed ecco il nuovo filtro. Nella confezione è presente il nuovo filtro e il nuovo O-ring. E tra l'altro da notare che, facendo delle ricerche con il codice motore, mi venivano fuori due tipi di filtri compatibili. Uno, diciamo, un po' più stretto e più lungo, e uno un po' più tozzo, diciamo, un po' più corto, un po' più spesso. In questo caso specifico, quello compatibile era, insomma, quello appunto un po' più lungo e un po' più stretto. In ogni caso, per non sbagliarvi, leggete il codice che c'è, sull'alloggiamento, e così state appunto tranquilli che non sbagliate. Diamo una veloce pulita al coperchio, tiriamo via il vecchio O-ring con un semplice cacciavite, facciamo leva in questo modo, anche se sembra ancora in buone condizioni, cambiamolo comunque. Mettiamo in sede appunto quello nuovo, ci assicuriamo che sia ben inserito nel suo alloggiamento. Prendiamo il filtro nuovo e questa parte qui con questi spuntoncini dobbiamo andarla a inserire nel tappo. Ed ecco fatto, quindi questo è adesso il tappo con dentro il filtro nuovo che andremo adesso poi a montare. Diamo una veloce pulita alla sede del filtro olio. Poi sporchiamoci il dito con dell'olio motore, anche esausto, non c'è problema, e lo passiamo sull'O-ring prima di andare a rimontare il tutto. Una volta unta la guarnizione, andiamo a rimettere in posizione il filtro con il relativo tappo. Facciamo in modo che il filtro e il relativo tappo entrino ben allineati, no? Con tutto quel sistema centrale che abbiamo visto poc'anzi. Ecco qua. Perfetto. Una volta inserito, cominciamo a ruotare il tappo a mano. Ok, assicuriamoci quindi che
il coperchio cominci ad avvitarsi senza problemi, e poi andiamo ovviamente a stringere e infine a serrare con la chiave. Diamo come al solito una stretta decisa senza esagerare. Magari dopo aver messo in moto qualche minuto controlliamo solo che non perda il coperchio. E a quel punto direi che abbiamo finito. Ci tenevo a mostrarvelo perché anche se non è nulla di complicato, per qualcuno potrebbe comunque essere qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio ovviamente della visione e alla prossima. Ciao!